persone che ci stanno seguendo in streaming, via web, e per chi volesse vi potete collegare attraverso il nostro canale YouTube, e anzi, per chi ci sta seguendo all'hashtag che vi mostro, potete interagire direttamente con questa sera con noi, e per me è un grande piacere, e non mi nascondo che è anche una grande emozione avere qui in mezzo a noi Hervé Falciani. Tutti lo conosciamo perché il suo coraggio e la sua scelta di vita nel denunciare la grande evasione fiscale operata da molte multinazionali attraverso anche la connivenza delle banche ha in un certo senso scoperchiato un calderone di oscenità che sembrano molto distanti dalla nostra vita, ma che in realtà hanno danneggiato e continuano a danneggiare anche tutto il tessuto produttivo che invece caratterizza l'Italia come moltissimi altri paesi. Perché ovviamente questa macchinazione, questa ingegneria fiscale che le multinazionali per esempio hanno operato servendosi da una parte delle banche e dall'altra di consulenti senza scrupoli, è uno strumento che i piccoli imprenditori non utilizzano e che li danneggia, perché toglie risorse enormi a quella che è l'economia reale. E quindi stasera, attraverso il racconto di Hervé, cercheremo di capirci qualcosa in più. Io sono anche molto contenta di avere qua con noi Angelo Micuzzi, è un giornalista del Sole 24 Ore, la persona che in qualche maniera ha aiutato Hervé a diffondere i risultati di una scelta di vita. La vita di Hervé con la scelta che ha fatto è cambiata sostanzialmente, anche a livello personale. Ma a me piace dire che il mondo non si cambia con le parole, ma si cambia con l'esempio. E io credo che lui rappresenti per noi un modello, un esempio. Ognuno di noi nella sua vita, nel suo piccolo, ha un enorme potenziale, quello di decidere come vivere, quali scelte fare, e anche cercare di essere una piccola goccia che non si perde nell'oceano, ma inesorabilmente scava la roccia. Ognuno di noi, io me lo auguro e ve lo auguro ascoltandolo, può in qualche maniera decidere di contribuire a questo cambiamento. Viviamo in un mondo che sembra non avere più nessuna scelta, nessuna possibilità, e invece le persone come Hervé sono la dimostrazione concreta che c'è speranza fin quando decidiamo di essere noi il cambiamento profondo. Quindi grazie per essere venuti, ma soprattutto grazie a voi due. Io non intendo andare avanti, non intendo dire altro, perché loro cercheranno veramente di raccontarci questa straordinaria avventura di vita che deve essere semplicemente un modello e ci deve coinvolgere. Ognuno di noi, ascoltandoli, può veramente decidere se fare nella propria vita, anche nella propria piccola vita, nel proprio piccolo mondo, la differenza. Iniziamo subito con la proiezione di un piccolo filmato che in qualche modo ci fa capire da dove è nata questa esperienza e dove sicuramente può andare. Hong Kong e Shanghai Banking.
partire dal 2007 ha copiato i dati riservati su centinaia di migliaia di conti correnti segreti. Oggi collabora con i magistrati di mezzo mondo a caccia di evasori fiscali. Ma è davvero un movimento del XXI secolo o un pericoloso criminale informatico? Come ha fatto a rubare tutti quei dati? Dove li ha nascosti? La verità è che io non ho rubato niente. Falciani ha creato una rete tra informatici, esperti di sicurezza, investigatori e servizi segreti. In banca esiste una struttura per aiutare i clienti a evadere le tasse. Noi possiamo procurarci le prove. La HSBC ha il più grande sistema informatico del mondo. Come pensate di far uscire i documenti dalla banca? Dalla banca non uscirà un singolo file. Metteremo tutto su un server virtuale nel Deep Web. Deep Web? E che cos'è esattamente? L'internet invisibile. Una rete che i normali motori di ricerca non possono trovare. Quando avremo messo insieme le liste dei conti segreti, forniremo tutto alla magistratura. Lei pensa davvero che i giudici svizzeri vi seguiranno? Sarete arrestati e condannati. È vero, ma noi coinvolgeremo gli altri paesi, Francia, Italia, Spagna, Germania. Gli forniremo le liste segrete dei conti svizzeri. Potranno recuperare milioni di euro di evasione fiscale. Non ve la faranno passare liscia. Comunque, datevi subito delle regole e agite con la massima segretezza. Niente telefoni, mai chiacchiere in auto, appuntamenti solo in treno. Da questo momento la vostra vita è in pericolo. E nessuno ha mai sospettato nulla. Prendevamo moltissime precauzioni, ma non eravamo mai completamente al sicuro. Una sera ero andato a giocare a poker con gli amici. Al ritorno un furgone mi venne quasi addosso. Chi siete? Cosa volete? Stia tranquillo, è tutto a posto. Siamo nella rete. Non capisco. Se scoprissero qualcosa, potrà dire di essere stato rapito e costretto a collaborare contro la sua volontà. Alla fine del 2008 però lei viene arrestato dalla polizia svizzera. Anche quella fu una messa in scena? No, quello fu un arresto vero, ma provocato da noi. In che senso? Perché la magistratura francese aprisse un'inchiesta, era necessario che si muovesse prima la giustizia svizzera. Così decidemmo che era l'ora di farmi arrestare. E come avete fatto? La rete mi procurò un passaporto falso e andai in Libano, dove mi spacciai per un imprenditore. La nostra società ha sviluppato un software per risalire all'identità dei clienti bancari tramite le tracce lasciate da una semplice email. Si rende conto che questa è una violazione del segreto bancario? Era una bufala, naturalmente. Non avevo nessun software, ma io conoscevo bene il modo di pensare e di agire dei manager bancari. E come prevedevo, il sistema si mise in allarme. Signor Falciani dovrebbe seguirci. Poi mi hanno portato in commissariato. Signor Falciani, perché è andato a Benito sotto falso nome? Non sapevano esattamente di cosa accusarmi e mi hanno lasciato andare. Quella notte stessa abbiamo lasciato Ginevra e siamo andati in Francia. È entrato in contatto con la magistratura italiana. Quando abbiamo messo insieme le liste dei conti segreti, sono andato a Torino, dal procuratore Caselli. Ma se lei ha consegnato la lista, com'è possibile che l'abbiano fatta a tutti franca?
Buonasera. Allora, avete visto questo filmato che è stato preparato dalla redazione di Servizio Pubblico un anno fa, quando è uscito il nostro libro, che per chi lo volesse leggere è lì in fondo. E scusate, forse si sente troppo forte. È stato un modo che abbiamo, come dire, scelto per rispolverare un po' i fatti. È passato un anno da allora, cioè da quando i giornali di tutto il mondo contemporaneamente hanno pubblicato la cosiddetta lista Falciani, cioè i nomi dei decine di migliaia di presunti evasori fiscali, o comunque di coloro che avevano aperto un conto presso l'HSBC. L'HSBC è una delle più grandi banche del mondo. In Italia non è molto presente, ma se andate in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna, insomma in Svizzera, Hong Kong, in Cina, ne vedrete tantissimi di sportelli della HSBC. È un colosso bancario. E questo colosso bancario lavora Erbe Falciani fino a quando scopre un sistema per favorire l'evasione fiscale, cioè scopre che all'interno della banca c'è tutto un meccanismo, un sistema, e le persone che all'interno della banca dovrebbero in qualche modo garantire la sicurezza, la veridicità dei dati finanziari, sono invece, fanno parte di un sistema fatto per occultare il flusso dei soldi, occultare i soldi e nasconderli a decine e decine di governi, di stati, di paesi di tutto il mondo. Questa è l'evasione fiscale internazionale. Falciani decide di dire no a questo sistema, e quindi, a differenza di quanto fanno normalmente i funzionari di banca che in qualche modo si accorgono che qualcosa non va nel posto dove lavorano, Falciani decide invece di ribellarsi e quindi di fare qualcosa di straordinario. Decide di denunciare, decide che questa cosa deve finire, che non va bene, che questo è un modo per impoverire i paesi, per impoverire le persone normali che questi soldi non hanno. E decide quindi che è venuto il momento di darsi da fare. E quindi cosa fa? All'inizio cerca di denunciare questi fatti all'interno della banca. All'interno della banca capisce che nessuno lo ascolta, cerca di farlo all'esterno, presso le autorità svizzere, ma anche in questo caso non era possibile, non poteva fare una denuncia anonima, doveva esporsi in prima persona, e quindi in Svizzera avrebbe perso il posto di lavoro, avrebbe subito delle conseguenze pesanti, perché le leggi svizzere da questo punto di vista e il sistema svizzero da questo punto di vista è molto rigido, è molto spietato, chi denuncia viene licenziato e non trova più lavoro. E quindi succede che casualmente, parlando con un suo amico a Monte Carlo, comincia, come dire, un cammino che lo pone in contatto con persone che sono in grado di creare un sistema, una rete, diciamo, di persone interne ed esterne alla banca, in grado di prelevare questi dati e di fare qualcosa che non era mai stato fatto finora. Quindi prelevare e portare all'esterno, in modo tale da portare all'attenzione dei magistrati queste notizie di reato, cioè i nomi, i flussi finanziari e i soldi custoditi nella banca. Quindi viene messo in moto si mette in moto un meccanismo, avete potuto vedere anche nel filmato, sembra una spy story, ma alcune componenti della spy story ce l'ha, solo che è tutto reale, tutto accaduto realmente. È una realtà che di solito noi leggiamo nei romanzi, ma qui invece si parla di vita vissuta, di fatti reali. Falciani ha dovuto lottare
per fare in modo che questi dati arrivassero nelle mani dei magistrati. Ha lottato per tanto tempo, ha subito delle conseguenze pesanti, è andato in Spagna per farsi arrestare, perché questo era il modo per far sì che i magistrati francesi, oltre a quelli spagnoli, avviassero un'inchiesta che poi avrebbe, come è stato, superato i confini della Francia e della Spagna e varcato anche i confini dell'Europa. Oggi ci sono inchieste aperte sull'HSBC in Francia, in Belgio, in Brasile, in Argentina, sta indagando l'India, hanno indagato tantissimi paesi europei come la Spagna, la Germania, l'Italia. E qui c'è un discorso da fare sul fatto che le leggi italiane hanno di fatto sancito l'insabbiamento delle inchieste, perché per due fattori sostanzialmente. Il primo, i condoni fiscali, gli scudi fiscali dei governi Berlusconi Tremonti hanno dato un salvacondotto alle decine di migliaia di italiani che avevano portato illegalmente i soldi in Svizzera, non solo in Svizzera. Per cui questi evasori fiscali si sono salvati, non possono più essere perseguiti. E la prescrizione è il secondo fattore. I magistrati sono arrivati troppo tardi. In Italia, a differenza di altri paesi, esiste una prescrizione molto rigida che non si blocca, e quindi la conseguenza è stata che i giudici italiani, che avevano aperto inchieste in decine di procure, hanno dovuto chiedere l'archiviazione dei loro fascicoli. Sostanzialmente in Italia si è creato un regime di impunità e dal punto di vista penale gli evasori fiscali che avevano i soldi dell'HSBC sono rimasti impuniti. Dal punto di vista fiscale il ragionamento è leggermente diverso, perché dopo sentenze di tipo diverso e contraddittorio, e dopo tanto tempo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che i dati e i file della lista Falciani sono utilizzabili legalmente, e quindi dal punto di vista fiscale si sta procedendo nei confronti di quanti verranno ritenuti colpevoli di evasione fiscale. Ora, il discorso che è stato fatto, il fatto che tutto ciò accada in una delle più importanti banche del mondo, che tutto ciò accada in Svizzera e così via, potrebbe sembrare qualcosa di molto lontano dalle nostre realtà. In realtà così non è, perché c'è un collegamento diretto tra ciò che succedeva nell'HSBC e ciò che succede nelle nostre banche. Ora, Perugia, l'Umbria, come le regioni vicine, sono state colpite negli ultimi mesi da scandali bancari che hanno depredato i soldi di italiani che pensavano di aver messo al sicuro i propri risparmi, no? Acquistando dei prodotti obbligazionari oppure semplicemente depositando i soldi presso le banche locali, no? Avendo rapporti quotidiani con i funzionari di banca di cui magari erano diventati amici. Ma cosa lega questa situazione con la vicenda dell'HSBC e con la grande evasione fiscale internazionale? C'è un legame diretto, perché la vicenda e tutto quanto Hervé Falciani ha portato alla luce è un mondo nascosto, è un mondo oscuro, dominato dal segreto bancario, che non fa altro che drenare soldi alle comunità locali. Sostanzialmente i soldi arrivati in Svizzera e depositati nelle casse dell'HSBC sono soldi che vengono tolti dai circuiti dell'economia legale e dall'economia produttiva, la cosiddetta economia reale, finiscono nelle casse di una banca, dove vengono investiti in prodotti finanziari di carta,
e vanno ad alimentare un circuito che ormai non ha più nulla a vedere con l'economia reale. È quella finanza cosiddetta casinò che sta impoverendo le nostre economie. E questo è un primo fattore. Il secondo fattore che questa vicenda mette in luce, che tutte queste vicende che sono simili anche alla storia portata alla luce dai due Falciani, è quella di una banca e di banche che ormai sembrano al di sopra della legge. Perché queste cose, cioè il fatto che all'interno di una grande banca venga messo in opera un sistema fraudista, un sistema industriale di evasione fiscale, che occulta non soltanto i soldi degli evasori, ma anche i soldi di trafficanti di armi, di trafficanti di diamanti insanguinati, di mafiosi, perché questo è quello che accadeva nella banca, significa ed è la dimostrazione che c'è un mondo che è sfuggito alle leggi che invece tutti noi comuni mortali dobbiamo seguire. Le banche sono paesi a sé stanti che non devono seguire le leggi, e anzi a volte, come dice Falciani e come spiega anche nel libro, sono le stesse banche che con la loro azione di lobby condizionano le leggi. Leggi decise dalle banche per far sì che le banche possano fare praticamente tutto ciò che vogliono. Io mi fermo per il momento qui, do la parola a Hervé, ricordando che per tutto ciò che ha fatto, come ricordava anche Laura, ha dovuto pagare un prezzo molto alto, anche se per lui questo non è un prezzo. Lui dice sempre: io ho fatto quello che dovevo fare, per cui io non penso di aver pagato un prezzo. Ha dovuto pagare un prezzo molto alto dal punto di vista soprattutto della sua vita quotidiana, della sua vita familiare, perché per tanto tempo ha vissuto lontano dalla famiglia, ha vissuto sotto copertura, ascoltato continuamente, protetto dalle autorità francesi, dalle autorità spagnole, perché la sua vita è stata in pericolo. Quindi è un uomo che ha fatto qualcosa di straordinario, per il quale ha pagato un prezzo, ma oggi continua ancora a lavorare per far sì che il suo obiettivo venga raggiunto. Quindi gli do subito la parola. Grazie a tutti di aver creato quell'occasione bellissima. E ho qualche cosa da riprendere, appunto, perché la discussione più di tutto non è una presentazione di quello che è successo in un anno, ci sarebbe tante cose da dire, utile, non solo da dire, però una prima cosa è perché mi passa, ho preso diversi elementi sui quali volevo reagire e condividere con voi, e la prima cosa che mi viene in mente è perché, a che può essere utile quello di che parliamo. Abbiamo tutti, specialmente qua, abbiamo tutti esempi di problemi di disfunzionamento, di controllo, di legalità, di giustizia a livello delle banche, specialmente a livello della finanza e delle banche, che possono sparire con tutti i soldi di dipendenti, di pensionati. Sappiamo bene, dunque, perché mostrare, qual è l'utilità di mostrare finalmente quelle cose, come quello che abbiamo spiegato della Svizzera. Infatti, per poter pensare a che c'è qualcosa da fare, ci sia sempre due possibilità. Prima possibilità a livello politico e secondo a livello cittadino. Però quelle due possibilità per cambiare le cose, perché parliamo di un problema, però dopo, perché quella volta dove abbiamo spiegato e dato
elementi di un problema, perché questa volta deve essere differente, o se lo è, in quale lo è. Allora già non è, o sì, qualcosa di straordinario lo è finché diviene compartito, no? Quando lo condividiamo. Qualcosa smette di essere straordinario quando lo possiamo condividere insieme. E proprio perché smette di essere straordinario che c'è un'utilità in quello che cercheremo di parlare un po' in Italia stasera. Allora, in modo preciso, diciamo che tutto quello che succede nella storia dell'umanità, sulla diseguaglianza, sul un potere che non si condivide, si basa sulla mancanza d'educazione, sulla mancanza del conoscimento, la conoscenza di quello che esplica quello che succede. Diciamo che questa volta non siamo qua per dire le banche non vanno bene, a livello politico ci potrebbe fare le cose, ci vuole spiegare quello che ci potrebbe fare, però ci vuole fare anche la prova che quel cambio può essere effettuato, no? E proprio lì, e dunque, per continuare dopo sugli esempi concreti, l'unico elemento, l'unica ragione per la quale ho seguito quel cammino è perché ho rincontrato gente che con me, come stasera, qua, ne vedete due esempi, hanno voluto fare qualcosa con me. L'abbiamo fatto e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme. E quello è solo un iniziato, ha potuto essere fatto solo così, con gente, sempre diverse gente, a livello dell'amministrazione, a livello delle attiviste, delle banche anche, banche per esempio di Spagna, di Francia, d'Italia non ancora, però un giorno forse, per dire, è solo perché quell'esperienza che condividiamo oggi e continueremo a condividere attraverso di progetti concreti, è solo la possibilità di fare qualche cosa insieme. Abbiamo diverse cose da fare insieme, abbiamo preso la decisione a un momento perché Angelo aveva quella competenza di poter esplicare quello che io non potevo spiegare. Non lo sapevo, avevo preso gli elementi concreti, però ci voleva più che quello che potevo dare perché le cose si sviluppano. E siamo sempre un anno dopo, e potrei dire dieci anni dopo, siamo sempre in quello sviluppo, in diversi ambiti. C'è stato l'ambito giudiziale, c'è stato l'ambito amministrativo e continuano così. Oggi siamo anche in un ambito politico grazie a che? A quelli del 5 Stelle. Dobbiamo essere precisi su quello. Al stesso tempo che in Italia abbiamo un'istoria della lotta contro la mafia, l'organizzazione, la corruzione. E allora che tanti amici italiani e altri vedevano l'Italia come un paese dove niente poteva passare di più, dove non si poteva cambiare niente. Ebbene, c'è un comico e un imprenditore che hanno cambiato le cose, solo perché volevano farci piacere, farlo insieme, hanno creato qualcosa di nuovo. E solo per quello che ci riuniamo stasera qua, e che è un elemento preciso, potremo e speriamo che avremo il tempo stasera di parlare, però siamo qua stasera solo per parlare di quello che possiamo fare insieme. È un ambito che tiene da avere con il lavoro, con l'economia reale, non solo quello che pensavamo che era, perché è più estesa di quello che pensavamo. E oggi conoscere quell'economia, conoscere quella parte che quelli che la conoscevano finora non la volevano condividere, perché condividere l'informazione, la conoscenza è condividere il potere, condividere i soldi.
Dunque, stasera sarà un esempio, l'occasione di più di condividere elementi che possiamo utilizzare insieme per essere più potenti. Non si parla di dire, di denunciare cose che sappiamo tutti, siamo riuniti solo per vedere che così, insieme, abbiamo alternative. E ripasso la parola, però continueremo così e avrò l'occasione dopo di darvi precisamente esempi di quello che stiamo facendo con altri, che possiamo anche fare qua noi tutti insieme. Allora, forse conviene dare qualche dato per far capire le dimensioni a livello mondiale dell'evasione fiscale internazionale, cioè capire, questo dà un'idea di quanti sono i soldi che nel mondo sono custoditi nei paradisi fiscali e che quindi restano sostanzialmente chiusi, non in queste isole esotiche, no, perché poi i soldi circolano, ma circolano nel sistema finanziario internazionale, no? Come dicevo prima, soldi di carta. Allora, secondo alcuni studi, ci sarebbero tra i 21 trilioni, tra i 21 e i 32 trilioni di dollari, cioè praticamente 21 mila e 32 mila miliardi di dollari, 32 mila miliardi di dollari, custoditi nei paradisi fiscali. E qui parliamo soltanto di soldi, cioè escludiamo gli edifici, gli yacht e tutto il resto, no? Gli aerei, che pure sono tanti. Messi in fila 21 mila miliardi di dollari coprono 6 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Dove sono custoditi questi soldi, no? Quando si parla di paradisi fiscali, noi pensiamo, cioè parliamo delle isole Cayman, parliamo di Panama, delle isole Vergini britanniche, poi certo c'è la Svizzera, c'è Monte Carlo, insomma i luoghi del G7. Sappiamo poco, ma di alcuni paesi che invece sono paesi europei, proprio dell'Unione Europea, e parlo del Lussemburgo, dell'Olanda, di Cipro, dell'Irlanda, no, a loro modo sono dei paradisi fiscali, tant'è vero che le imprese mondiali hanno lì le loro holding, le loro società, e attraverso delle architetture societarie particolari riescono a pagare molte meno tasse di quelle che paghiamo noi. Noi paghiamo tante tasse come persone fisiche in Italia, dipende un po' dal reddito, però si arriva, si supera anche il 50%. Società come Google e Apple pagano lo 0,2%. Va bene, torniamo ai paradisi fiscali. I paradisi fiscali vengono utilizzati per tante cose. E nel materiale che è stato prelevato dalla SBC, ma questo lo vediamo anche in tantissimo materiale che viene fuori da molte inchieste giudiziarie in Italia e anche all'estero, emerge che i soldi sono nascosti dietro tantissime società. E ci sono delle costruzioni anche abbastanza singolari. Per esempio, uno yacht o un edificio può essere posseduto da una società che ha un conto in Svizzera. Questa società, in realtà, che ha il conto in Svizzera, magari è domiciliata, cioè è stata costituita a Panama. Panama è uno dei paradisi fiscali più pesanti. A Panama esistono, ci sono ancora le azioni al portatore, cioè il titolare della società è chi in quel momento detiene le azioni.